Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i riflessi che ha per la nostra regione il conflitto in Ucraina, perché secondo una prima stima sono circa 10.000 i profughi in fuga dalla guerra che la regione Abruzzo si appresta ad accogliere. Circa un quarto sono già ospiti di alberghi, case private e centri di accoglienza. Mobilitati anche gli hub vaccinali per effettuare tamponi e immunizzazione al Covid. Stefano Recanati. Dall'avvio dell'emergenza ucraina sono più di 2.000 i profughi in fuga dalla guerra e giunti nella nostra regione. A prevedere un afflusso importante anche il presidente Marco Marsiglio, che nei giorni scorsi ha parlato di circa 10.000 arrivi nel peggiore delle ipotesi, ovvero se la guerra dovesse andare avanti. Secondo la Protezione Civile regionale, attualmente la provincia che ne sta ospitando di più è quella di Pescara, dove dall'inizio dell'esodo sono stati identificati 1.038 rifugiati. Di questi, 552 si trovano presso strutture alberghiere. Altri 486 invece si trovano presso case private, ospiti di parenti ed amici o in strutture messe a disposizione dai comuni. In provincia di L'Aquila, gli ucraini ospitati sono 579, 15 nei CAS e 564 tra abitazioni private e extra CAS. Nel Chietino ci sono attualmente 337 ospiti, 20 nei CAS e 317 negli extra CAS, mentre in provincia di Teramo sono 155 gli ucraini in fuga dalla guerra, 34 nei CAS e 121 in alloggi extra. Bisogna però fare i conti anche ad un'emergenza nell'emergenza, ovvero il Covid, che non molla la presa. Dei profughi identificati, 1532 hanno già effettuato il tampone anti-Covid, che resta obbligatorio fino al 31 marzo. Di questi, 44 sono risultati positivi, mentre in 168 si sono sottoposti alla vaccinazione. E sono centinaia le mail di risposta all'avviso pubblicato dalla Regione Abruzzo per individuare mediatori e persone disposte ad accogliere i profughi ucraini. Tra i rifugiati molti sono bambini. Trovare loro una sistemazione è un'emergenza quotidiana in Abruzzo, ci ha spiegato il garante regionale per l'infanzia, Giuseppe Dentino. Gli abruzzesi aprono la porta a chi bussa in cerca di un riparo. Sono centinaia le risposte all'avviso pubblicato dalla Regione Abruzzo, consultabile sul sito del Consiglio regionale, volto a individuare chi è disposto ad accogliere i numerosi profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Finora ha dato disponibilità anche una quarantina di mediatori culturali e linguistici, mentre associazioni, strutture ricettive, organizzazioni ecclesiastiche, ma anche tanti privati cittadini sono pronti ad accogliere rifugiati. Ci sono, diciamo, famiglie, nuclei adulti, di persone adulte che ormai i figli sono andati a vivere in altre regioni, e quindi persone, insomma, della terza età che manifestano l'intenzione di accogliere una famiglia, un nucleo dell'Ucraina, ovviamente con la difficoltà quella linguistica, e questo è da esempio per far riflettere il senso di umanità che si sta manifestando sul territorio abruzzese. Saranno ora le prefetture a individuare la destinazione dei profughi, tra coloro che arrivano anche tanti bambini, la cui accoglienza è gestita dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Famiglie, ma anche persone single, possono richiedere l'affido temporaneo, perché la speranza è che i rifugiati possano presto tornare a casa, riprendendo la propria vita, lì dove la guerra l'ha interrotta. I minori arrivano con parenti, quindi con genitori, con zii, con nonni, quindi non parliamo di bambini abbandonati, sono pochissimi e si spera, anche se giungono e sono pochissimi da soli, hanno parenti in Ucraina, quindi la speranza del ricongiungimento c'è ed è oggettiva. Questo sistema è lo stesso messo in campo dalla regione l'anno scorso per i profughi afghani, quando la NATO decise di abbandonare il paese medio orientale alla mercé dei talebani. Anche allora gli abruzzesi si dimostrarono solidali con chi scappa dalla guerra. L'emergenza però trascende questi conflitti bellici.
In Abruzzo arrivano anche tanti migranti cosiddetti economici, ovvero che giungono qui alla ricerca di opportunità di lavoro per poter guadagnare qualche soldo costruendosi una vita più dignitosa di quella nel paese d'origine. Tra loro, nella nostra regione, vi sono oltre 150 bambini non accompagnati. Vi è l'emergenza, diciamo noi, quotidiana, perché gli immigrati economici purtroppo è un fenomeno massivo che stiamo vivendo da circa 40 anni. E prosegue l'arrivo, come detto, degli ucraini in fuga dal paese in guerra. A Pescara alcuni alberghi cittadini ospitano già i profughi, ma si lavora anche ad altre soluzioni. Paolo Renzetti. Prosegue l'arrivo dei profughi dall'Ucraina a Pescara, nella nostra regione. Assessore, avete messo a disposizione dei profughi delle strutture, ci sono anche alcuni che sono negli alberghi tra Pescara e Montesilvano, ma state trovando anche altre soluzioni? È stato anche riaperto il CAS di Penne? Sì, diciamo che la situazione su Pescara è stata gestita molto bene, però iniziano a essere, diciamo, appesantita perché ci sono stati oltre 1200 arrivi, o circa 500 sono stati collocati in alberghi. Noi non dimentichiamo che Pescara ha una identità turistico-balneare, quindi con la stagione alle porte è ovvio che noi come amministrazione cerchiamo anche di stimolare una soluzione alternativa a quella che abbiamo gestito finora, che per certi versi ha anche fatto reddito per le strutture turistico-ricettive. Quindi da qui in poi stiamo cercando innanzitutto con il coordinamento della Protezione Civile Regionale di mandare su altre città, sul Teramano, le arrivi a Pescara, di modo che c'è una decongestione di Pescara città. Poi stiamo cercando anche altre strutture, magari che sono non diretta utilizzata dall'attività turistico-ricettiva, in questo caso balneare di Pescara, per essere in qualche modo messa in campo per accogliere queste persone. Parlo senza fare nomi perché non ancora c'è l'interlocuzione con la proprietà, ma semplicemente con il curatore fallimentare di un noto albergo di Pescara, che in qualche modo verbalmente ha dato la disponibilità all'essere utilizzato. E se ovviamente questa procedura composita di attori che sono il comune, la prefettura, la regione e ovviamente altri interlocutori trova la quadratura, potremmo anche ipotizzare di utilizzare questa struttura per assorbire parte della presenza sul territorio di Pescara. In più stiamo anche muovendoci, mettendo ovviamente il carro davanti ai buoi. Pescara è nella persona, quindi l'assessore della Protezione Civile, giovedì andrà a fare anche un sopralluogo all'ex supermercato di Lidl Italia a San Donato, che ha dato la disponibilità di massima fino a luglio per poter essere utilizzabile quale punto di accoglienza, quindi un altro punto di accoglienza nel caso in cui aumenti semplicemente l'arrivo a Pescara. Cambiamo argomento adesso. Il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio e l'assessore alla sanità Nicoletta Veri hanno fatto un bilancio dell'attività svolta in campo sanitario nel periodo pandemico, rivendicando la riorganizzazione del sistema sanitario regionale con protocolli più chiari e aumentando i posti letto nonostante il piano di rientro ancora in atto. Abbiamo incrementato e completato molti percorsi diagnostico-terapeutici, quindi dando alla sanità abruzzese dei protocolli molto più chiari di come si affrontano le varie patologie cliniche sul nostro territorio, in modo da offrire ai cittadini un percorso più completo. È stato un supporto fondamentale in tutta la gestione dell'emergenza, peraltro i nostri rappresentanti regionali di vertice sono non a caso stati inseriti in alcune delle commissioni ministeriali che riguardano in particolare a quella del long covid, insomma, in cui l'esperienza abruzzese e i tecnici abruzzesi sono stati apprezzati e valorizzati all'interno anche di questi organismi di livello nazionale. Un bilancio che ci ha visto in prima linea a combattere un'emergenza. Per la prima volta la nostra regione ha dovuto affrontare una pandemia con degli strumenti purtroppo in quel periodo non adeguati. In breve tempo abbiamo riorganizzato tutto il nostro sistema sanitario regionale, aumentando i posti letto, creando possibilità di ricovero sia nelle terapie intensive che nell'area medica.
ma soprattutto dando quell'attenzione importante per quanto riguarda l'attività del territorio. Abbiamo istituito le USCA dove ogni paziente ha trovato la giusta e adeguata sistemazione. Siamo in piano di rientro, non lo dimentichiamo, siamo una regione in cui siamo monitorate dai tavoli, dal tavolo in modo particolare, dal tavolo MEF. Noi abbiamo presentato proprio l'altro giorno un consuntivo, un CE del 2021 in pareggio, quindi vuol dire che abbiamo non usato le forbici per ridurre, tutt'altro, semmai in alcune situazioni abbiamo usato il bisturi, per cui avendo presentato questo bilancio in equilibrio vuol dire che non abbiamo sottratto l'assistenza a nessuno, anzi abbiamo migliorato la qualità del nostro sistema. E a proposito di sanità, vediamo il bollettino odierno dell'emergenza Covid. Sono 832 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 731 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, tasso di positività pari al 15,64%, stabili rispetto a ieri ricoveri. Si registrano 4 decessi recenti e il bilancio delle vittime sale a 3.044. Il bilancio dei guariti invece supera quota 250.000, 273 pazienti, numero invariato, sono ricoverati in ospedale in area medica e 13, anch'esso numero invariato, sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia, 163 casi in più in provincia dell'Aquila, 261 casi in più in provincia di Chieti, 179 casi in più in provincia di Pescara, 222 casi in più in provincia di Teramo, meno 9 per persone che risiedono fuori regione. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti in Abruzzo dopo oltre un mese torna a superare quota 1.000 e arriva a 1.018. Il dato è aumentato del 45% rispetto a una settimana fa e dell'85% nel giro di 15 giorni. Il totale dei contagi registrati nell'ultima settimana è pari a 13.035 unità, con una variazione, come detto, del 45% in più. A livello territoriale i numeri più alti si registrano nella provincia di Teramo, dove l'incidenza sale a 1.271, seguita dall'Aquilano con 1.049. Poi ci sono la provincia di Chieti, con un'incidenza pari a 946, e quella di Pescara con 933. Nonostante il significativo aumento dei contagi, gli attualmente positivi che crescono rapidamente, i ricoveri ordinari registrano un lieve calo rispetto a 7 giorni fa e le terapie intensive sono stabili. Il tasso di occupazione dei posti letto è al momento al 7% per le terapie intensive e al 20% per l'area non critica, superiore alla media nazionale, che sono rispettivamente del 5 e del 13%. Stamattina doppia commissione per la presentazione della variante al progetto del raddoppio ferroviario Roma-Pescara, alla presenza dei due comitati del tratto interporto, ma arriva il no del comitato Mulino. Serena Secondi. Si sono riunite questa mattina le commissioni urbanistiche speciali per il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara. Il 18 marzo è stata trasmessa dalla coordinatrice del dibattito pubblico Yolanda Romano la relazione sugli studi condotti dal gruppo di progetto per l'otto 1 e l'otto 2, contenente le modifiche apportate sulla base delle sollecitazioni ricevute dal territorio e rielaborate dalla commissione speciale sotto il nome di Variante dei cittadini, che prevede la realizzazione del raddoppio del tracciato in zona interporto. Lo studio è il risultato di valutazioni dei tecnici comunali e del Presidente del Consiglio Luigi Febbo. Il correttivo proposto dal Sindaco Ferrara e dai sindaci dei territori interessati hanno convinto i tecnici del dibattimento pubblico. Se si concretizzerà, risolverà molti dei problemi derivanti dall'impatto dell'opera. Quindi noi stiamo proponendo una variante che esternalizza il passaggio più possibile, quindi la porta più in campo aperto, quindi in zone meno antropizzate, e stiamo cercando
cercando anche di salvaguardare quei quartieri che si trovano in una posizione che può sembrare vicino al passaggio della variante. Quindi stiamo ragionando con Italferre, con RFI, per allontanare più possibile il treno, diciamo, dalle zone antropizzate, anche quelle che sono secondarie, fra virgolette, ma che per noi hanno un'importanza uguale a quelle maggiormente antropizzate. Quali sono gli iter, i prossimi step di questo iter? Una riunione che la Commissione ha voluto convocare proprio in mezzo ai cittadini, quindi verrà fatta una riunione il 31 presso Brecciarola, nella quale noi discuteremo con tutti i cittadini. Presentato ai comitati di Brecciarola e di Contrada Molino, sempre zona Brecciarola, il progetto di variante che non vede per ora d'accordo questi ultimi. Ci opponiamo perché viene sopra la nostra Contrada e praticamente va ad impattare con le opere già realizzate in passato, negli ultimi anni, tra l'elettrodotto, gasdotto, attualmente sono in opera anche le vasche e di conseguenza adesso arriverebbe anche questa ferrovia. Conoscendo noi tutto il nostro territorio, quello che abbiamo, ci rendiamo conto che questo andrà a impattare veramente ancora di più con l'attuale situazione e ad oggi, se non si trova una soluzione alternativa, perlomeno non andrà via, non si sposterà dalla nostra Contrada, noi siamo costretti a dire no. Il consigliere regionale Dino Pepe ha illustrato questa mattina nella sede del Partito Democratico di Teramo una sua proposta di legge avanzata alla Regione Abruzzo per l'istituzione di un biglietto unico di trasporto regionale. Il nuovo ticket dovrebbe costare 1 euro e 20 centesimi, avere la durata di 90 minuti ed essere valido su tutto l'Abruzzo. Tania Bonici Castelli. Un biglietto unico per il trasporto regionale è una comodità per lavoratori e pendolari, ma soprattutto un bel risparmio. È la proposta di legge regionale avanzata dal consigliere vibratiano della Regione Abruzzo, Dino Pepe, un progetto illustrato nella sede del Partito Democratico di Teramo. Ho presentato una risoluzione in Consiglio regionale, speriamo venga approvata in Commissione e poi in Consiglio, per quanto riguarda la promozione del biglietto unico anche per quanto riguarda la provincia di Teramo. Questo biglietto unico ovviamente aiuterebbe i cittadini, utenti, ma soprattutto i lavoratori, soprattutto gli studenti e faciliterebbe i servizi verso le aree interne. Dal 2004 è uno strumento a disposizione dell'area metropolitana Chieti-Pescara e per questa ragione vorremmo che si istituisse anche in provincia di Teramo per ridurre i costi e fare in modo che con un unico biglietto, un unico titolo di viaggio, si può viaggiare su tutti i vettori della nostra provincia, treni, bus integrati, urbani, suburbani, tutto integrato attraverso una convenzione con Regione Abruzzo che ovviamente deve sostenere questo progetto, sono biglietti a tempo, esempio in 90 minuti si può viaggiare su tutta la provincia, su tutti i vettori della nostra provincia, ovviamente faciliterebbe il trasporto pubblico locale ma anche la riduzione dei costi dei titoli di viaggio e soprattutto un vantaggio importante di servizio verso le aree interne. La proposta di alcuni esponenti politici del centrodestra di posticipare la nascita della nuova Pescara al 2027 trova la ferma opposizione del consigliere comunale di Azione Carlo Costantini, che era stato l'artefice dell'idea di fusione. Costantini, ormai da mesi si è tornato a parlare con una certa insistenza della nuova Pescara, ma proprio in queste ultime ore il centrodestra paventa un rischio di allungamento del progetto addirittura fino al 2027. Lei, insomma, che è stato il primo a lanciare la proposta di una città metropolitana, oggi cosa dice? Io credo che sia una provocazione, non ha nemmeno la dignità di una proposta politica, è semplicemente una provocazione. Non sono bastati 4 anni per consentire alle amministrazioni di produrre atti amministrativi in grado di generare l'effetto conclusivo della fusione e rispetto ad una condizione come questa di inadempienza conclamata la risposta qual è? Non è quella di lavorare, di corciarsi le maniche e di iniziare in qualche modo a stringere i tempi per fare quello che è necessario fare, ma la risposta è spostiamo tutto di altre 5
5 anni, con la conseguenza che se per 4 anni non si è fatto nulla, inevitabilmente non si rifarà nulla nemmeno per i prossimi 5 anni. Io credo che sia una proposta incredibile, anche perché è noto a tutti che il problema del centrodestra in questo momento è legato alla carica del sindaco di Montesilvano, che è anche presidente del consiglio della provincia di Pescara, e quindi è noto a tutti che qualora non si dovesse più votare per l'elezione del sindaco di Montesilvano, il sindaco di Montesilvano perderebbe la carica di presidente della provincia di Pescara. Ma queste, per carità, sono questioni perfettamente legittime, ma non possono condizionare l'attività istituzionale. Cioè, la legge per definizione risponde agli interessi della generalità dei cittadini, il legislatore regionale deve fare questo. Io escludo anche semplicemente l'idea che consiglieri regionali eletti a Pescara, assumendo l'impegno a portare avanti il processo di fusione, possano consentire l'approvazione di una legge che risponde esclusivamente ad interessi di parte. Quindi la proposta non ha nemmeno la dignità di una proposta, in realtà è una provocazione e in quanto tale deve essere fermamente respinta. C'è però un rischio reale che possa slittare la nascita della nuova Pescara? Ma io credo nelle istituzioni. Faccio politica credendo fermamente nelle istituzioni, rispetto le leggi. Esiste una legge regionale che dice oggi che la scadenza è 1° gennaio 2023, prorogabile di un anno nel caso in cui i 3 consigli comunali decidano di prorogarla. Io mi attengo alla legge, non faccio ipotesi che partono dal presupposto che qualcuno, magari di notte, attraverso un emendamento intruso, possa riuscire a modificare il testo normativo. Io mi auguro che gli eletti nel centrodestra facciano lo stesso. Siamo persone che sono all'interno delle istituzioni per servire i cittadini e non per servire le nostre personali, seppur legittime, aspettative di carriera. E oggi anche a Pescara, come in altre città, si è celebrata la giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie. Ospite il magistrato Fausto Cardella, che ha condotto in passato le indagini sulle stragi di mafia in Sicilia. Dal 1996 ogni anno il 21 marzo in Italia si celebra la giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie. Il premio nazionale Paolo Borsellino, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati Sezione Abruzzo, ha ricordato oggi chi ha perso la vita in fatti di sangue. E a Pescara questa mattina, nella sala consigliare, Fausto Cardella, magistrato che indagò sulle stragi di Capaci di Via D'Amelio, ha incontrato i ragazzi di alcune scuole cittadine per raccontare la sua esperienza e di quello che oggi si può e si deve fare per stare dalla parte giusta. Sì, c'è anche il rischio di ricordare soltanto un po' come, diciamo, si fa con i testi classici, che sono più citati che letti. Oggi Falcone, Borsellino, di cui ricorre il trentennale dell'assassinio, dell'eccidio, avrebbero ancora qualcosa da dire se solo li si volesse ascoltare. I problemi che sta affrontando la magistratura, che sta affrontando il nostro sistema di giustizia, in una certa misura erano già stati previsti da loro, stavano elaborando. Peccato che si sia fermato tutto a quel 23 di maggio e a quel 19 luglio. Mi resta, devo dirlo, le cose che ho imparato lavorando assieme a quel gigante dell'investigazione che è il Da Boccassini, una cosa che ha plasmato tutta la mia carriera successiva e la mia conoscenza. E oggi è importante tramandare questi ricordi, questa passione per la giustizia ai ragazzi delle scuole? Certamente, è importante dare un segnale, sono tutti gli esempi del passato, ma è importante confidare e istruire, se mi si passa il termine, questi ragazzi, perché le nostre speranze per un futuro migliore sono esclusivamente legate a loro. Sulle ceneri della cartiera Burgo di Chietiscala sorgerà presto la sede del Polo per il Centro-Sud dell'Eurospin, un'occasione per nuove opportunità di lavoro a Chieti. A 12 anni dalla chiusura dell'ex Burgo a Chietiscalo, lo stabilimento tornerà a vita nuova grazie al progetto del Polo per il Centro-Sud dell'Eurospin. Un polo che offrirà anche lavoro a tanto personale, perché si sta cercando personale. Sì, è un'iniziativa molto importante, imprenditoriale, di un privato che vogliamo ringraziare di cuore per essersi, diciamo, occupato di questa iniziativa che sta portando avanti, e soprattutto la Eurospin, che ha deciso di individuare Chieti
eventi come meta di questo polo logistico che, vogliamo ricordare, servirà tutto il centro sud Italia, quindi un investimento da svariate decine di milioni di euro che quindi farà lavorare anche tanta imprenditoria locale e anche chiaramente l'occupazione ne trarrà i propri benefici, perché ci saranno comunque centinaia e centinaia di assunzioni. Un'iniziativa di cui siamo fieri come comune, per aver nel pieno rispetto delle leggi agevolato ogni tipo di trafila burocratica, anche attraverso conferenze di servizi, riunioni, incontri, procedimenti amministrativi che poi si sono conclusi positivamente, anche grazie a sinergie con enti sovraordinati al comune o comunque con il consorzio industriale, la regione e quant'altro, ma che ha visto il comune protagonista alla fine attraverso il SUAP, e quindi io sono l'assessore delegato a questo sportello, rilasciare il permesso finale, il permesso a costruire. Quindi di qui a breve ci sarà la posa della prima pietra e inizieranno i lavori che finalmente porranno fine anche a un'altra area degradata e abbandonata, simbolo peraltro dell'occupazione, qual era l'ex quartiere Aburgo, che ripeto da 12 anni è chiusa. Apriamo adesso la pagina di sport, partiamo ovviamente con la Serie C dal Pescara, perché nelle ultime due gare il Delfino di Auteri ha mantenuto la porta inviolata. Il difensore Gianmarco Ingrosso, che salterà per squalifica il match contro il Pontedera di domenica, crede nel terzo posto dei biancazzurri. Sì, comunque in linea di massima un Pescara che comunque ha fatto diversi passi in avanti, poi ci sono partite dove riusciamo a trovare il gol, dove con più facilità, partite meno come Olbia, come oggi, però comunque penso che il Pescara abbia fatto grandi passi in avanti, e gli acquisti di gennaio ci stanno dando una grande mano, anche i tre centrocampo. Come ho sempre detto, io sono abbastanza soddisfatto dei miglioramenti che stiamo facendo e che spero continueremo a fare da qui alla fine. La vera difficoltà è stata appunto quella di giocare, perché era una squadra che stava tutta dietro ed era veramente difficile. Poi il resto non penso ci sono state particolari difficoltà, se non qualche pallone buttato avanti, qualche cosa. Sì, siamo in un momento della partita, del campionato, dove arriva in questo caso al terzo posto una delle tre che sbaglia meno da qui alla fine, e ci aspettano partite comunque difficili, magari, e molte se le giocheranno come il Teramo, stando dietro, e dobbiamo cercare di trovare la chiave giusta per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello del terzo posto. Poi da qui alla fine vediamo cosa succede. Siamo una squadra per il 90% di giocatori nuovi, allenatore nuovo, moduli nuovi, la maggior parte di noi non ha mai giocato insieme, quindi era normale aspettare un po' per tirar fuori il meglio di ogni giocatore. Penso che alla lunga comunque si stia vedendo il valore di ogni giocatore, a parte me comunque, perché comunque, come ho detto, non è semplice iniziare subito bene con giocatori che non è mai condiviso spogliatoio, campo, allenamenti, quindi è una cosa che arriva graduale, secondo me, ed alla fine penso stia arrivando. E il pareggio di sabato contro il Pescara soddisfa il Teramo, che guarda con fiducia le ultime 5 gare di campionato in chiave salvezza. Sì, personalmente sono contento, mi sentivo bene fisicamente, poi più che altro sono contento per la prestazione della squadra, per il risultato ottenuto, ma più che altro per come è avvenuto, perché secondo me è avvenuto in maniera giusta, affrontando un avversario importante, ma concedendo il meno possibile e cercando di costruire occasioni importanti dove poter vincere la partita. E quando ho visto il portiere andare indietro e che comunque era un po' in difficoltà, ci ho sperato. Peccato che non è venuto il gol, però non era semplice. Secondo me è fondamentale, per soprattutto una squadra che si deve salvare, ma anche per una squadra che ha obiettivi importanti, la solidità di squadra, poi il prendere gol secondo me è chiaramente la conseguenza, però il fatto di star bene in campo, di concedere il meno possibile, di essere alti o bassi ma comunque aggressivi, e quello secondo me è la cosa fondamentale, perché appunto non dai spazi, non dai fiducia all'avversario e poi riesci a ripartire e a fare anche meno fatica.
Ancora secondo me manca abbastanza, perché vedendo anche le altre squadre che non vedo segnali di qualcuno che stia mollando, anzi vedo che stanno vincendo quelle sotto, comunque una volta vincono quelle sotto, una volta quella a pari merito, comunque siamo sempre tutte lì, quindi secondo me ancora il campionato è aperto e noi bisogna pensare a noi stessi e cercare di fare più punti possibili. Un teatro marocchino gremito ha ospitato la prima del centenario, evento organizzato per festeggiare i primi 100 anni di storia del Chieti Calcio. Tra gli ospiti il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e la Coppa vinta dagli azzurri agli europei. Non ha tradito le aspettative la prima del centenario, andato in scena presso il Teatro Marrucino, nell'occasione colorato di nero-verde per festeggiare il primo secolo di vita della Chieti Calcio. Una serata in cui sono stati ripercorsi 100 anni di storia, dall'origine dei colori fino alle due promozioni in C1. Numerosi gli ospiti della manifestazione organizzata dal presidente Stefano Marchionno. Ad impreziosire l'appuntamento, l'arrivo in città della Coppa degli Europei di Calcio, vinta dagli azzurri di Roberto Mancini l'11 luglio scorso, e con esso ovviamente non poteva mancare il presidente della Federazione Gioco Calcio, Gabriele Gravina. Ho rivisto con grande emozione i personaggi che ho conosciuto nella mia vita, esordito il numero uno della Federcalcio. Un secolo di storia, cadute e successi. La nostra storia in Serie B come Castel di Sangro è iniziata qui. Chieti merita un futuro gioioso. Ad aprire la serata un video di auguri da parte di tanti ex giocatori che hanno vestito negli anni la casacca teatina, tra i quali Fabio Grosso, ora allenatore del Frosinone, e Alessandro Battisti, attuale direttore sportivo del Mantova. In sala invece erano presenti Fortunato Torrisi, Massimo Valà e Claudio Garzelli, direttore sportivo della gestione Mancaniello. Assente per motivi personali l'ex presidente Antonio Buccilli, con Gravina anche l'allenatore storico difensore Gigi De Cagno. Entrambi sono stati accolti dal sindaco Diego Ferrara, dalla assessore allo sport Manuel Pantalone. Un momento importante per la storia della città, le parole del primo cittadino e dell'assessore. Siamo lieti che il primo degli appuntamenti a cura del comitato abbia ospiti di tanto e tale rilievo. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento del lunedì con replay di Enrico Rocchi, ovviamente focus sul derby di sabato del Pescara a Teramo, con vista anche sul prossimo match, quello interno di domenica contro il Pontedera. Il TG6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.